L'ampia sfera del no profit racchiude varie realtà, non solo un'economia sociale in cui sono attive imprese cooperative e altri enti del terzo settore, ma anche organismi con fini mutualistici o associazioni sindacali di rappresentanza e professionali. Negli ultimi anni, questo mondo ha subito profonde trasformazioni che l'hanno portato ad ampliarsi e a diversificarsi. Tale processo ha fatto emergere la necessità di competenze nuove e specialistiche per addetti e management. Per questo motivo, il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Brescia, territorio nel quale l'economia sociale gioca un ruolo fondamentale, ha attivato il corso di laurea magistrale in Economia Sociale e Imprese Cooperative, con lo scopo di formare figure professionali in possesso delle competenze manageriali, giuridiche e organizzative necessarie a operare in queste realtà. Il corso ha un'offerta formativa unica per il Nord Italia nell'ambito delle scienze dell'economia. L'offerta si rivolge sia a laureati triennali interessati a comprendere e promuovere la cultura manageriale della partecipazione e della condivisione, sia a professionisti in attività attratti dalla prospettiva di governare le trasformazioni che li vedono coinvolti. Il dialogo con gli operatori del terzo settore e la storica collaborazione del nostro dipartimento con Confcooperative favoriscono inoltre l'attivazione di tirocini mirati integrati nel piano di studi del secondo anno. L'accesso al corso è garantito a 25 studenti ogni anno, selezionati attraverso una valutazione che comprende anche un colloquio di natura essenzialmente motivazionale. Ciao, sono uno studente al secondo anno del corso di laurea magistrale ESIC. Sono presidente della cooperativa Il Calabrone, dove mi occupo in particolare di politiche giovanili. Mi sono iscritto a questo corso di laurea per poter leggere con maggiore chiarezza le dinamiche politiche ed economiche del mondo del terzo settore. Ritengo che queste competenze siano essenziali perché un ruolo dirigenziale in questo campo aspira ad averlo. A parer mio, i punti di forza del percorso formativo sono principalmente tre. Il primo è legato alla possibilità di approfondire, a livello teorico, le tematiche economiche, giuridiche e gestionali alla base del lavoro quotidiano delle organizzazioni del terzo settore. Il secondo punto di forza è dato dalla possibilità di confrontarsi con i docenti. Questo è sempre fonte di stimoli immediatamente utilizzabili sul lavoro. Il terzo è relativo alla sistematizzazione delle competenze pratiche acquisite sul lavoro in quadri più ampi e più ricchi. Consiglio quindi di iscriversi a questo corso sicuramente a chi fa già parte del terzo settore e vuole impegnarsi nella gestione, ma anche a tutti i neolaureati desiderosi di lavorare in questo campo con mansioni dirigenziali.